Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video su The Sims 3 seconda stagione. Andiamo avanti con i nostri episodi, vediamo un po' il nostro falco si è appena svegliato e subito subito si va a fare una bella doccia, vero? Che deve fare una bella doccia perché puzzi come una capra. Ok, vediamo. Qui il nostro ortaggio sta crescendo, sì, sta andando per il verso giusto e noi curiamo un po' il nostro giardinaggio. Ok, dai, fai la doccia. Ok, scusatemi ragazzi, oggi il gioco andrà un po' al rilento rispetto alle volte passate perché sto però cosa ho la connessione un po' occupata, che sto scaricando un film anime che voglio vedermi, che me l'ho rimesso in lista, non poi non me lo sono mai visto, quindi me lo sto scaricando in HD per tenermelo poi sul computer. E tengo altre pagine web aperte, tra cui alcuni giochi in browser che non è che amo molto, ma li uso come passatempo. Ok, intanto noi ci stiamo lavando. Vediamo, spostiamo. Infatti è brutto giocare che va lento. A parte che naturalmente con come si dice? Avendo, ok, mi sfugge ciò che volevo dire. Ah, avendo Fraps, ovvero carica, registrando un video, naturalmente le prestazioni si abbassano ancora di più. Soprattutto Fraps che è abbastanza pesante. Ok, noi questo è il giovedì, quindi il giorno del diletto, un giorno che non si fa un bel niente. Dovrebbe essere tipo Ferragosto. Noi andiamo a curare il nostro giardinaggio, cioè il nostro ortaggio, che è abbastanza ampio. Ma la cosa più importante per noi in questo momento, vediamo un attimo, intanto noi abbiamo il giardinaggio a livello 7. La cosa più importante è contattare, ovvero chiamare la nostra Renena Babbo. Sì, e lei era quella con il super nasone gigante. Ok, invita naturalmente a casa. Poi chi altro conosciamo noi? Jady Bunch, che è il nostro capo. Lei intanto è ancora subconosciente, sappiamo che è amichevole e disponibile al flirt, non ha compagni, mascotte universitarie, cambieremo naturalmente tipo di carriera, non so che lavoro sia quello. Comunque, cosa vuole? Innamorarsi di Rain. Baciare per la prima volta, poi raggiungere il livello 8 dell'abilità di scienza, ok. Lanciare una sfida nozionistica. Sì, sono tutti belli obiettivi. Intanto noi finiamo a curare il nostro giardinaggio. Abbiamo avuto 1750 simoleoni di riposo pagato, ottimo. Intanto qua, che cos'è? Raccogli. Dopo è la chiamata. Sì, per il momento dobbiamo invitare la nostra conoscente, probabile fidanzata al breve del nostro falco. Però sta passando il giorno un po' troppo in fretta. Ecco, vai prima a mangiare. Vai, vai. Giardinaggio magari ce ne occuperemo poi il venerdì. L'importante adesso è conoscere la nostra Sim. E se si fa troppo tardi è un po'. È un pessimo momento poi. Infatti facciamo una cosa, invitiamola prima, poi continui a cucinare. Dai, dai, prima che si fa tardi. Perché dobbiamo chiederle se vuole stare qui. Anche se l'energia è abbastanza bassa, eh. Ok. No, non prendere nulla. Ripulisci, no. Sorry. Continua a cucinare. Pressione mia, ho sentito la porta. Ma non c'è nessuno, uffi. Ciao donna invisibile, come stai? No, ragazzi, potrebbe veramente fare la donna invisibile. Naturalmente non posso socializzare con lei, invece è diverso. Ok, ragazzi, diciamo che il nostro sim non mangerà per un bel po' di tempo. Andiamo su amichevoli, facciamo subito una sfida nozionistica, così ci togliamo l'obiettivo di mezzo. Scatta una foto con. No, che scatta, vai.
Ok, sfida nozionistica, è vero, è un stronzato mondiale. Comunque cominciamo con un complimento per la personalità. Sì, è Nasone Ibrahimovic, ma non si insultano le altre persone, mai. Confessa la tua attrazione, di sicuro sarà un nostro vantaggio. Sì, non è proprio... Non c'hai il naso alla Ibrahimovic. Cioè... Aspettate, ragazzi. No, non c'ha il nasone... No, è un nasone abbastanza normale. Diciamo me lo ricordavo peggio. Ok, intanto sfida nozionistica, vai avanti, speriamo almeno di vincere questa sfida nozionistica. Continuiamo, intanto abbiamo messo... Complimentarci per la sua personalità. Confessare la nostra attrazione per lei. Lotta con i cuscini. Vediamo dove sta. Chiedi di lottare con i cuscini. Mettiamo da parte. Magari ci divertiamo un po'. Sì, il nostro sim è abbastanza stanco. Deve andare in bagno nei momenti più critici. Stupido ignorante. Si fa la pipì. Lei intanto è entrata. Dove va? Va vicino al mio computer, che non devi toccare mai. Sei una persona abbastanza invadente, lo sai? Ok, intanto cosa pensano? Intanto il nostro sim sta confessando la sua attrazione. Siamo diventati inciuci. Ok, ci siamo innamorati. Mangiare in un ristorante? No. Avere un ottimo appuntamento con Ren? Perfetto, sì. Bow! Headshot! Headshot anche da parte di Ren e da Babbo. Comincia, colpi a colpo. Wow, nostro sim non si ferma. Ok, si stanno divertendo i nostri due sim, sicuramente. Cosa possiamo fare dopo? Romantico. Nostro sim vuole baciare per la prima volta, sicuramente. È un gran romanticone il nostro sim. Intanto questa sfida di cuscinate va avanti. Nostro sim non vuole arrendersi. Vediamo chi vincerà. Alla fine sembra che nessuno dei due abbia vinto. Comunque, ragazzi. Oh, la nostra sim non è propensa in ciò che dicevo. Infatti il nostro sim è decaduto un po'. Si sente un po' arrabbiato, diciamo, dai. Sì, quando un uomo viene rifiutato è una cosa bruttissima. Non ho esperienze personali, non mi è mai capitato. Comunque, abbracciamo rivolmente. Tu hai dei problemi, io non intendo perdere tempo a risolverli. Ma fa quel paese, amica. Ok, diciamo che siamo ad inciuci. Siamo, ragazzi, siamo andati male, dai. Siamo andati malissimo. Nessuna donna ci vuole bene. Comunque, vediamo un po' le relazioni. Stiamo a inciucio, ok. Disponibile al flirt. Amichevole. Forse la nostra amichetta ha fatica ad impegnarsi. Me lo sento. Comunque, non ha accettato il nostro bacio. Intanto, infatti, abbiamo meno 10 di umore per rifiutare il primo bacio. Che non è una cosa molto bella. Avere un ottimo appuntamento, ragazzi, ci rifaremo il venerdì sicuramente. Tanto noi ci facciamo una bella pappata. Dopo la pappata speriamo che non ha troppo sonno, perché c'è sempre il giardinaggio di mezzo. C'è sempre il giardinaggio. Ok, rifiutato il primo bacio. Ok, mangia gli spaghettoni, dai, che fanno anche un po' pena. Sì, c'è una casa di cacca. Penso che farò una casa futuristica, perché guadagniamo un bel po' di soldi, ce lo possiamo permettere. Intanto non puoi curare il giardino perché è troppo stanco. Ok, buttiamo a velocità massima, ragazzi, faremo un unico video lungo, quindi andiamo veloci. Vediamo un po' cosa si dice di qua. Ok, è stata abbastanza cattiva la nostra amica, sì. Non puoi fare una cosa del genere, soprattutto dopo che si sono innamorati, ragazzi, innamorati, erano inciuci. Forse era meglio un bacio per impulso del momento, che sarebbe stato molto più efficace. Comunque, noi ci andiamo a fare un bel bagnetto, andiamo un po' per la nostra carriera. Cioè, il linaggio deve sicuramente aumentare, anche la manualità fa un leggermente schifo, senza offesa.
dobbiamo fare dei leggeri miglioramenti, io credo. Leggeri miglioramenti in quanto dobbiamo curare il giardino, quindi l'igiene è inutile migliorarla, tanto ci dobbiamo risporcare. E mischiamo, no, andiamo così. Abilità, inventario, ok. Chico, questo qua dobbiamo piantarlo, sì, voglio piantarlo adesso, alla stessa altezza di tutti gli altri. Cioè qui ta. Facciamo una cosa. Muro, questo qua lo abbattiamo perché ragazzi non ci serve più. Non è che non ci serve più, ci serve dopo, non adesso. Perché questa è la protezione per dai zombie. Comunque sì, per curare il giardino, poi piantiamo il seme proibito, qui come si chiama? Sì, frutto proibito che sono riuscito a ottenere attraverso gli esperimenti. Intanto piantiamo anche la camomilla, chili fantasma, pianta più esemplari. Tutta a base di chili. E il nostro piccolo tartufo pianta. Vediamo un po' cosa c'è da piantare. Penso più niente. Vediamo chicchi di baccarose. No, nulla di particolare. Intanto io toglierei questo qua, lancio la sfida nozionistica e metto a migliorare il giardinaggio. Entriamo in modalità costruisci, ragazzi. E dai, muoviti. Prendiamo ciò. Facciamo tipo ta ta ta. Da così, poi scendiamo di fino a qui, ok, e da qui fin qui, perfetto. Togliamo e ritorniamo alle nostre dolci avventure. Cosa è successo? Perché non puoi collaborare? Ok, sei diventato tutto scemo. Scemo sei tu. Ok, vai a lavorare, stupido. Vai, ignorante. Ignorante, ho detto che devi andare a lavorare. Lavorare fa bene. Prego, dai. Lo so che puzzi. Infatti, puzzi tantissimo. Perché non ti lavi, Falco? Perché non ti lavi? Oh, cosa è successo? Ah, se n'è andato. Salta il lavoro, assolutamente no. Lavora sodo, infatti. Poi dobbiamo continuare con un cura il giardino. O forse no. Intanto di quanto si è abbassato, cavolo. Cavolaccio. Dai, lavora sodo. Torto la vescica di mezzo. Falco è ambizioso, quindi verrà promosso più rapidamente degli altri sim. Sposta il puntatore, non ci interessa un cacchio. L'importante è che tipo vada a manetta l'indicatore di rendimento in questo momento. Infatti cominciamo a vedere la prima barretta verde qui giù. E vediamo che il nostro qui fa leggermente schifo. Fa schifo, dobbiamo curare il giardino, dobbiamo occuparci della nostra futura mogliettina. E facciamo una cosa. Sì, il lavoro, dai, guadagniamo più soldi di quanto voi immaginate. Intanto noi cominciamo a piantare qui il nostro frutto proibito. Chicco dico no, sì, non lo piantiamo. Chili fantasma, amiamo il chili noi, il nostro sim, spero di sì. Poi abbiamo cosa c'era da piantare? Ah, la camomilla, piantala, non te la può fare. E chili fantasma, il tartufone, ragazzi, tartufone. Ok, vieni qui giù. Ok, corri, corri, dove sei? Vai verso il tuo chili fantasma. Ok. Intanto qui dobbiamo, non so se l'ho messo, ma consenti accesso soltanto a specifiche sim per la porta. No, già è stato messo allora. Qui che si dice? Sì, 1196, cacchiarola. Quanti soldoni? Ok, tu vai a velocità massima, continua e invitiamo di nuovo la nostra sim. Chiedi un appuntamento. Magari togliamo il vai a casa qui che non serve a niente.
prima che si faccia troppo tardi. Sì, perché curare l'intero giardino ce ne vorrà di tempo. Però qua molto sta morendo. Chiedi un appuntamento. Sì. Prepara maccheroni al formaggio. Magari facciamo così. Togliamo il cura al giardino. Se ne mandiamo a mangiare un secondo. Anche perché è abbastanza stanco. Oh, vai, vai. Non voglio aspettare né il sabato né il venerdì. Ok, intanto livello 3 di cucina, ottimo direi. Vai, cucina. Ok, scommetto 5 euro che brucio qualcos'altro, infatti. Infatti non se lo vuole neanche pappare. Chiedi l'appuntamento. Dove vogliamo avere un dolce appuntamento? Io direi parco centrale? No, palestra non sarebbe proprio il caso. Parco delle esibizioni, boh, una bufala sembra. Questo qui no. Qualcosa anche di vicino a casa, non voglio spostarmi di molto. Magari sulla spiaggia. Potrebbe essere abbastanza interessante. Ok, sì, non volevo spostarmi di molto, infatti ci sposteremo di 750.000 km. Certo, mi sembra divertente, ci vedremo lì. Ok. Dirigiti all'appuntamento. Lo so, stai un umore da schifo. Però c'hai prima storia romantica. Perché solo perché ti sei innamorato, eh. Ah, intanto anche con i cosi da carriera, i vestiti. Ok, passiamo col romantico subito, ragazzi. Flirt. Ah, kunang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 an
Chiedi un appuntamento. Perché questo non era un appuntamento, scusa. Cosa ha detto? Adesso per me sarebbe un po' troppo faticoso. Va bene, romantico. Abbraccio amorevolmente. Speciale, incredibile romantico, stringi. Cosa c'hai? Scusami. Dov'è il tuo problema? Ok, tieni le mani, vai. Mamma mia. Ok, andiamo avanti. Andiamo allora un po' con l'amichevole, ragazzi. Sembra l'unico modo. Condividi un segreto. E elogia il tuo talento, discuti di arte cucina. Entusiasmo, di elogia l'abilità di giocatore. Sembra che non andiamo molto d'accordo con la nostra sim. Ok, spettegola. Ok, la nostra amica è anche animale da festa. Andiamo un po' con il paraconoscere. Chiedi la sua giornata. Sì. Dov'è il paraconoscere? Eccolo qui. No, abbraccia amichevolmente. E la. Odio questa ragazza. Parla di libri. Troppo complicato. Vediamo un po', proponi di fare coppia fissa. Dobbiamo ancora baciarla. Vediamo un po' su romantico. Bacia per la prima volta. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Tanto l'energia è veramente bassissima. Energia di cacca, fame di cacca, tutto di cacca. Vediamo. Ok. No, 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 rifiuta, rifiuta. Ok, dobbiamo aspettare sabato, ragazzi, perché siamo in pessime condizioni. Vediamo se riusciamo ad scusarci. Qui insieme, vantati della laurea, sì. Fai un po'. Bacia e ingrazia, no. Elogio il tuo talento culinario. Speciale. Facciamo una cosa. Romantico, impulso del momento. Ottimo. Vediamo. Ecco, è ciò che voleva la nostra sim, ragazzi. Ok ragazzi, ok. Siamo arrivati a un buon punto. Vediamo un po', animale da festa, sì. Cosa abbiamo scoperto? Un altro tratto che è abile a baciare, ottimo.
togliamo di mezzo. Romantico. Togli indietro. Speciale, inguaribile romantico. Proponi la coppia fissa. Accetti? Ok, ragazzi, finalmente la coppia fissa è stata fatta. Amichevole, forma un gruppo. Non credo che accetta perché siamo un po' troppo tardi. Ok, se non accetta mi arrabbio. Ok, fatti chiedere di guardare le stelle. Va bene. Anche se il nostro sim avrebbe bisogno di dormire oramai. Ok, sì, penso sia la migliore cosa. Andiamocene a casa perché si è fatto abbastanza tardi. La nostra bella bicicletta, che cos'era? Un cavallo selvatico. Oh, era abbastanza bello. Sì, torniamo a casa alla velocità della luce. Torniamo in questa baracca. Perfetto. Vediamo un po'. Aggiungi, mangia maccheroni. Vai. Cosa ho premuto? Non lo so. Poi fai il bagno e dormi. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo direttamente al prossimo. Arrivederci.